Benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di appetiti. Quante volte capita di sentirsi più affamati del solito? Succede, ma c'è chi veramente ha sempre, sempre, sempre tanta fame. Scopriamo un po' nella storia chi era tra questi grandi e potenti che amava il buon cibo. Oggi andremo a scoprire gli appetiti di un futuro imperatore francese. La battaglia di Marengo. Sera del 14 giugno 1800. È terminata da poco la battaglia di Marengo e Napoleone ha ottenuto una gloriosa vittoria sugli austriaci. Si dice che di solito il generale vincitore abbia molto più appetito di quello sconfitto. In questo caso non vi fu eccezione. Presto, un pollo! Grida Napoleone al cuoco. Il pollo c'è, grassottello e tenero, ma con tutta la buona volontà, in quel momento e in quella situazione, il cuoco non ha certi ingredienti che desidera, perciò si arrabatta inventando una ricetta con quello che si ritrova. A Napoleone piace quel piatto che da allora viene chiamato pollo alla Marengo. Aulo Vitellio, imperatore romano, venne eletto nell'anno 69 alla morte di Nerone, ma venne ucciso a furor di popolo dopo soltanto 8 mesi di regno. Egli fu uno dei più celebri ghiottoni e divoratori di cui ci sia rimasta memoria. Lo storico Giuseppe Flavio racconta che mangiava 4 e spesso 5 volte al giorno. Tutte le strade d'Italia e tutti i mari erano piene di gente che andava alla ricerca di vivande rare e squisite per la sua tavola. Suo fratello gli offrì una volta un banchetto in cui furono serviti 2000 pesci e 7000 uccelli, tutti rarissimi e succulenti. L'appetito dell'imperatore era talmente forte che durante i sacrifici prendeva le viscere semicrude degli animali sacrificati e le mangiava. Se questo imperatore fosse vissuto a lungo, tutte le entrate dell'impero non sarebbero bastate per saziare il suo appetito, commenta Giuseppe Flavio. Appetito di un principe. Era circa il 1875 e Vittorio Emanuele, in seguito terzo re d'Italia, aveva pochi anni. Si racconta che suo padre, re Umberto I, desiderava pranzare con la sua famiglia, come ogni altro cittadino italiano. Un giorno il re si era trattenuto con i ministri per le firme dei decreti più a lungo del solito e il principino cominciava a essere nervoso. Mamma, fame! Si lamentò il ragazzino. La regina Margherita prese tra le mani la Divina Commedia, l'aprì e a un certo punto mostrò al figlio una certa immagine e gli raccontò una storia. Così la fame ti passerà, soggiunse. Era il canto del conte Ugolino. Il re dei Persi Artaserse, dopo essere stato sconfitto in una battaglia, fu costretto alla fuga. Avevano anche perduto i carri con le masserizie e le vivande. A un certo momento si accorse di avere appetito e chiese qualcosa da mangiare. Gli portarono dei fichi secchi e del pane d'orzo. Che bontà, esclamò il re. E io che finora mi ero privato della gioia di questi cibi per correre dietro a ogni sorta di ricercatezze. Il re di Francia, Luigi XVI, aveva un appetito formidabile. Perfino quando tornò alla prigione, dopo il processo in cui l'avevano condannato alla ghigliottina, divorò 6 costolette, del pollo, delle uova e beve dell'ottimo moscato. A proposito del suo ben noto appetito e delle facilità con cui digeriva le cose più pesanti, Victor Hugo soleva dire: la storia naturale conosce 3 esseri viventi con lo stomaco formidabile: il pesce-cane, lo struzzo e Victor Hugo. Gioacchino Rossini era un buon guscio ed era ghiottissimo. Qui di seguito leggiamo un suo pensiero romantico, musico-culinario. Quello che l'amore è per l'anima, l'appetito è per il corpo. Lo stomaco è il maestro che dirige la grande orchestra delle nostre passioni. Mangiare, amare, cantare e digerire sono i 4 atti dell'opera comica che è la vita. Una sera il re di Francia, Luigi VII, si meravigliò osservando San Bernardo di Chiaravalle, padre della Chiesa e predicatore della Seconda Crociata, che stava mangiando molto abbondantemente a cena. Gliene chiese la ragione e il santo rispose: «Finché ero giovane e ho goduto buona salute e il mio corpo era vigoroso, io lo domavo imponendogli rigorose privazioni. Ora invece è debolissimo e non può più sopportare sacrifici. È il mio corpo che detta legge e io sono costretto ad obbedirgli». Otto von Bismarck, statista tedesco, discendeva da una famiglia di voraci. Gli avi, il nonno e il padre, erano stati potenti divoratori e bevitori. Lui mangiava 12 uova sode in pochi minuti e beveva 1 litro di vino tutto d'un fiato, senza togliere le labbra dal recipiente. Conosceva la gastronomia quanto la politica e discuteva volentieri sul modo di annettere una provincia all'impero germanico come sul modo di cucinare una lepre. Lo scrittore Alexandre Dumas, padre, era un gagliardo mangiatore. Durante l'epidemia di colera che faceva strage a Parigi, un giorno il figlio lo trovò intento a mangiare tranquillamente un melone. Allarmato, gli fece rilevare l'imprudenza, a che il padre rispose: «Ma lasciami in pace, questo è proprio il momento di mangiare i meloni.
perché costano pochissimo. Luigi XIV, il re Sole, aveva un terribile appetito. Un giorno fu visto mangiare 4 piatti di minestre diverse: un intero fagiano, una porzione di montone al lardo, un piatto di insalata, 2 fette di prosciutto, una torta, frutta e per finire uova sode. Al prossimo video.